La polizia di Stato del commissariato di Alghero ha tratto in arresto per danneggiamento a seguito di incendio un 52enne algherese con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. L'uomo è stato notato da un poliziotto che aveva appena smontato dal servizio mentre a bordo di un'autovettura si stava allontanando dal luogo dove poco prima era divampato un incendio. La deflagrazione che ha innescato le fiamme aveva interessato una motrice in sosta in via Vittorio Emanuele ed una macchina posteggiata nelle immediate vicinanze. L'agente, dopo aver allertato i colleghi del commissariato e i soccorsi, si è posto all'inseguimento dell'autovettura. Dopo una breve ricerca nella periferia della città, gli agenti sono riusciti a rintracciare l'autovettura abbandonata e subito dopo hanno individuato anche l'uomo che cercava di fuggire attraverso un terreno agricolo vicino al quartiere di residenza. Il 52enne, già noto per i suoi trascorsi, è stato così fermato e tratto in arresto. Durante la perquisizione del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto nel portabagagli una tanica da 20 litri con all'interno ancora del liquido infiammabile ed un paio di guanti impregnati di benzina. L'arrestato, con evidenti segni di ustione al corpo, è stato medicato dal personale del 118 e su disposizione dell'AG è stato in seguito condotto presso l'ospedale di Sassari, dove è stato ricoverato nel reparto grandi ustionati in regime di applicazione provvisoria di custodia, in attesa dell'udienza di convalida. La nave passeggeri Aida Sol, proveniente da Palma de Mallorca, con 2.375 passeggeri e 628 membri d'equipaggio, ha ormeggiato al molo Oasi 2 del porto di Porto Torres, dove ha sbarcato un passeggero di 78 anni di nazionalità tedesca con problemi di aritmia e pneumopatia, per affidarlo alle cure del personale medico del servizio 118, prontamente intervenuto con un'ambulanza sotto bordo della nave. Il comandante dell'Aida Sol, in navigazione a circa 50 miglia ad ovest dell'Asinara, ha contattato sul canale internazionale di soccorso VHF-16 la sala operativa della Guardia Costiera di Porto Torres, segnalando la presenza a bordo di un passeggero tedesco di 78 anni con problemi di cuore e polmonari, motivo per cui ne ha richiesto l'evacuazione medica mediante l'invio di una motovedetta. Il Centro Internazionale Radiomedico, contattato dalla sala operativa della Guardia Costiera Turitana, ha sconsigliato però il trasbordo via mare a causa dell'età del malcapitato e per le sue condizioni di salute. Dopo aver preallertato l'equipaggio della dipendente motovedetta CP810, unità specializzata nella ricerca e soccorso, nel caso di un peggioramento della situazione in atto e aver informato la centrale operativa del 118, la sala operativa della Guardia Costiera di Porto Torres ha monitorato la navigazione della nave passeggeri per l'avvicinamento veloce al porto dove l'unità ha ormeggiato al molo Oasi 2. Qui il passeggero è stato trasportato in ambulanza presso il nosocomio sassarese per i controlli medici del caso. Dopo l'emergenza, la motonave Aida Sol è regolarmente partita diretta verso il porto di Civitavecchia. Il comandante della Capitaneria di Porto Torres, capitano di fregata Emilio Del Santo, ha evidenziato che la procedura di evacuazione medica via mare o in banchina, come in questo caso, vede spesso impegnati i militari e le motovedette della Guardia Costiera in un'attività comunque effettuata previa diagnosi del personale del Centro Internazionale Radiomedico, dove la tempistica e il coordinamento tra gli operatori è estremamente importante per assicurare in tempi rapidi il malcapitato alle cure mediche necessarie. La sala operativa 115 del Comando Vigili del Fuoco di Sassari ha ricevuto una richiesta di soccorso per un incidente stradale accaduto ieri sera intorno alle 18.40 su richiesta della sala operativa dei Carabinieri. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Olbia 7A e 7B con autopompa, serbatoio, autogru e nucleo specialisti sommozzatori dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Porto Torres per un incidente stradale che ha interessato una vettura uscita di strada è precipitata in un fiume con una persona a bordo. Una donna è uscita di strada finendo nel fiume in località Azzani Padru. Le unità del Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e tolto la macchina dal fiume, evitando un possibile inquinamento ambientale con l'ausilio dell'autogru. La donna, all'arrivo dei soccorsi, era già riuscita ad uscire dalle lamiere. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Padru. (Susurra)
Mentre prosegue la giusta protesta dei pastori per il prezzo sottopagato del latte, il problema va ad aggiungersi alle numerosissime richieste senza risposte della Sardegna e appare più forte che mai il pericolo dello spopolamento dell'isola che mette in ginocchio l'aspetto sociale ed economico. Infatti non bisogna dimenticare che solo in 99 delle zone costiere sono aumentati i residenti, mentre negli altri 276 restanti comuni della Sardegna, soprattutto nelle zone interne, gli abitanti stanno diminuendo in modo particolare. In 31 comuni dove fra non molto tempo non ci potrebbe essere più nessuno perché la vita è sempre più difficile in quanto mancano i servizi di base, mancando le scuole, i servizi postali, la guardia medica e costringendo gli abitanti a spostarsi in centri urbani più grandi dove si vive meglio. I primi a scomparire potrebbero essere Monteleone e Roccadoria, 107 abitanti in provincia di Sassari, e Sorradile, 402 residenti a Oristano, ma sono a rischio anche tanti altri paesi. Una buona parte dell'economia della Sardegna potrebbe essere risanata con azioni concrete a favore dei pastori e degli agricoltori, accogliendo le giuste richieste di chi in Sardegna ci vive e potrebbe restare con condizioni di vita più accettabili per se stessi e per quanti potrebbero avere nuove occupazioni gratificate e equamente retribuite. Se questo non accade, potrebbe essere sempre più difficile restare e mettere in campo iniziative, anche in rete, per provare almeno ad arrestare questo triste fenomeno di un inesorabile calo demografico, causato dalla mancanza di occupazione e di servizi che provoca disastrose conseguenze come l'abbandono della propria terra e in casi estremi l'aumento dei casi di suicidi da parte dei giovani e meno giovani disperati. Ben vengano quindi tutte le risposte positive e i finanziamenti di progetti che aiutino a risollevare le sorti dei paesi a rischio di estinzione e il futuro dei sardi, stimolando i giovani a restare nella propria terra e a ripopolarla con nuove prospettive di vita migliore. Il rettore dell'Università degli Studi di Sassari esprime il proprio vivo apprezzamento per l'erogazione da parte della Regione Sardegna di 7,5 milioni di euro per il potenziamento dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari, così come previsto dalla legge di stabilità 2019. Tale erogazione, fortemente voluta dai vertici dell'amministrazione regionale, costituisce un passo fondamentale per incrementare la presenza sul territorio di personale medico altamente qualificato e per migliorare in tal modo la qualità della sanità in tutto il nord Sardegna. Anche in tale occasione quindi la Regione Sardegna ha dimostrato una forte attenzione non solo nei confronti della formazione professionale ma anche nell'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture ospedaliere, ponendo in essere una concreta manovra che guardando al futuro getta le basi per un valido confronto nel mercato nazionale di riferimento. L'amministrazione regionale infatti in aggiunta ai 7,5 milioni di euro stanziati a favore della formazione ha finanziato con un importo di circa 10 milioni di euro interventi di ammodernamento delle tecnologie sanitarie per la diagnostica, per immagini, per i servizi dei blocchi operatori e per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature varie. Il finanziamento è frutto della proficua e costante collaborazione tra i vertici della Giunta del Consiglio regionale e il rettore dell'Ateneo Sassarese Massimo Carpinelli, che si è attivato in prima persona per ottenere un sostegno concreto all'area medica. In particolare i fondi per la formazione verranno erogati a seguito della convenzione firmata lo scorso 15 febbraio dal Presidente della Regione e dal Rettore dell'Università di Sassari, il quale sarà chiamato ad individuare le effettive esigenze didattiche e assistenziali e i conseguenti settori scientifico-disciplinari interessati. L'Università di Sassari quindi ha prontamente attivato le procedure per giungere nel più breve tempo possibile alla chiamata di docenti che andranno ad implementare con le proprie competenze il sistema sanitario regionale. Il Rettore ringrazia quindi il Presidente, la Giunta e il Consiglio regionale per il fattivo sostegno alla sua iniziativa rafforzata del settore medico-assistenziale, patrimonio dell'intera comunità sarda. Amici di TeleG, buongiorno, ben ritrovati ancora una volta nel nostro salottino. Oggi, a differenza di tante altre situazioni, non siamo qua per parlare di politica, come magari vi sareste aspettati visto il periodo pre-elettorale, ma siamo qua per parlare di sport. Perché oggi è giornata di bandiere e a fianco a me una bandiera della Torres. Lui è Paolo Morosi. Buongiorno Paolo, ben buongiorno arrivato. 80 anni e non sentirli. Com'è sta storia? La storia è molto lunga. È lunga 80 anni, ma effettivamente non me li sento. Mi sento sempre un giovanotto.
giovanotto che credo e penso di portarli abbastanza bene questi 80 anni. 80 anni dei quali però in buona parte trascorsi qua a Sassari. Ti abbiamo definito come una bandiera della Torres, anche se la tua carriera da calciatore parte un po' prima, con il tuo esordio in Serie A, se non ricordo male, a Marassi contro la Sampdoria, quando allora militavi nella Fiorentina. Sì, effettivamente, ma prima di arrivare a Sassari ho girato diverse società, sono andato, ho giocato a Palermo, a Reggio Emilia, a Padova e a Lucca, e poi sono venuto qua a Sassari nel 64. A Sassari, dove hai messo radici. Ma ripartiamo un attimino dagli inizi della tua carriera. In quella Fiorentina giocavano fior fior di giocatori, Montuori, Amrin, sì, lo stesso Albertosi. Sì, io ho avuto il piacere di giocare con questi giocatori e che ho imparato molto da loro, perché io ero un ragazzino, loro erano già giocatori navigati, erano tutti nazionali, e con loro praticamente mi hanno insegnato, diciamo che ero un po' il cocco della comitiva, il piccoletto. E ti hanno insegnato parecchio, diciamo. Sì, ho appreso parecchio, perché essendo sempre in contatto con loro, perché dopo il primo anno di Firenze, io il secondo anno facevo parte della rosa della prima squadra e ero gli allenamenti, le partite amichevoli, ero sempre con loro. Ma abbiamo parlato ad esempio di alcuni giocatori che all'epoca militavano in quella Fiorentina. Abbiamo detto Amrin, abbiamo detto Montuori, ma ricordiamo anche un certo Ricciotti Greatti, che qualche anno dopo vinse lo scudetto col Cagliari. In porta giocava un certo Sarti, e il vice di Sarti, guarda caso, era Ricky Albertosi. Sì, c'era Greatti. Praticamente il fatto è che l'anno che sono arrivato a Firenze era arrivato Albertosi, Greatti, Simoni, eravamo un gruppo di ragazzi scelti, selezionati, che poi questi ragazzi, noi abbiamo fatto carriera, chi più chi meno. Greatti poi ha giocato a Firenze, poi è andato a Reggio Emilia, e di lì dopo è venuto a Cagliari, che so che ha vinto lo scudetto. Albertosi, dopo anni di vice di Sarti. Sarti è stato venduto all'Inter, e Albertosi ha giocato in prima squadra. Esatto. E poi è passato a Cagliari anche lui, vincendo anche uno scudetto a Firenze. Sì, esatto, sì, esatto. Beh, diciamo che poi tra l'altro quella squadra aveva un fior fiore di allenatore che rispondeva al nome di? Di Fulvio Bernardini, era un signore, veramente. E fu lui quindi che ti fece esordire in Serie A? Sì. Giocai a fianco a lui perché voleva conoscere, voleva vedere le mie qualità, le mie caratteristiche, c'era la necessità di prendermi. Ecco, questo per quanto riguarda i giocatori con i quali hai giocato e hai condiviso la maglia. Ma fra i giocatori che hai incontrato da avversari, e allora i campionati erano belli tosti, forse anche più di ora, ce n'è qualcuno in particolare che ti ha impressionato per tecnica, per forza fisica? Ma in quel periodo lì, che, parlando sempre di Firenze, sono stati diversi giocatori che mi hanno impressionato, uno dei quali era Robotti, che poi è venuto da una squadra di Torino, mi sembra Casale, e poi è andato a giocare in nazionale. Poi Castelletti, cioè un giocatore che effettivamente ha fatto veramente la differenza lì a Firenze, è stato anche in centrocampisti, Chiappella e Segato. No, ma degli avversari, ecco, ad esempio, se ti dovessi nominare un certo Lidholm, cosa mi dici? Lido praticamente, cioè, giocandoci contro ti dava suggestione, perché lo vedevi un pezzo d'uomo, poi era un signore in campo. Mi ricordo Fiorentina-Mila, che finì 1-1, e di Lido, praticamente, di Lido giocandoci contro c'era una certa suggestione, un timore reverenziale. Esatto, è un timore, sì, timore proprio, da dire, io piccolino, lui
un nazionale, un fuoriclasse. Ricordo che in un'azione io gli feci un'entrata decisa, cioè congruenza, e lui mi fece: giovane, vai calmo, eh? E io rimasi effettivamente un po' impietrito, ho detto: ma è strano. E poi niente, finita la partita, mi ricordo che gli andai a stringere anche la mano e mi complimentai, insomma, ma fu una cosa molto, molto simpatica, ecco. Torniamo a Sassari. Arrivi a Sassari in che anno? Nel 64, e sono rimasto qua fino al 74. E primo anno che sono venuto qua, qui io sono venuto qua perché mi avevano prospettato di fare una squadra per salire in B nel giro di 2 o 3 anni. Io ho accettato e poi le cose non sono andate come si deve. Al terzo anno, quando mi era nato mio figlio, c'era stata una trattativa col Pisa per andare a Pisa, saltò, diciamo così, la trattativa, e andai dal presidente, da Censo Simo, e disse: io di qua non mi voglio più muovere perché devo pensare al futuro, sto mettendo un'attività e di qua non mi muovo, e difatti sono rimasto qua per 10 anni. Quante presenze con la maglia della Torres? Ma io sinceramente sono più di 300, ma non lo so, proprio di preciso, 318, 320, non lo so. Tante comunque? Sì, sono tante, sono tante. Che cosa secondo te ti ha colpito di più dei tifosi sassaresi dell'epoca? Perché tra voi c'è sempre stato un grandissimo rapporto, sì, io poco fa ti ho definito come una bandiera, e questo è il riconoscimento che ti hanno sempre dato i tifosi. C'è qualcosa che ti ha colpito in particolare dei tifosi? Noi intanto poi in sovraimpressione vediamo qualche fotografia dove ce n'è una che ti ritrae anche nel momento in cui ti venne consegnato il premio per la 100ª presenza. Quello che mi ha colpito dei tifosi sassaresi, io ho avuto un ottimo approccio, diciamo così, di rispetto. Io quando giocavo cercavo di dare tutto il meglio, meglio di me stesso per loro praticamente, perché loro venivano allo stadio, pagavano il biglietto e ci sostenevano. Quello che effettivamente mi dava fastidio quando andavo in trasferta, è una cosa che volevo, mi dava fastidio che ci chiamassero pastori. E quello io non l'ho mai supportato. Infatti ci fu una partita a Prato, Prato Torres, a fine partita ci chiamarono, che si vinse la partita lì, ci chiamarono pastori, ce l'hai visto di tutti, e io feci l'ombrello. Il finimondo, successe il finimondo. Beh, veramente negli spogliatoi successe il finimondo, ma ci volevano picchiare. Guarda caso, comunque certe cose si riportano sempre nel tempo, e io ti posso garantire, da sardo, tu vabbè non sei sardo di nascita ma lo sei di adozione, io ti dico che quando a noi ci definiscono pastori per me è un orgoglio, perché essere pastori in Sardegna ha un grosso significato, lo stiamo vedendo proprio in questi giorni. Io il significato lo sapevo. Addio, ma ci chiamate questo con questo nome, che noi eravamo parecchi continentali, e io sentivo dentro di me rivoltarmi lo stomaco, non accettavo una cosa del genere. Ci potevano fischiare, dici quello che gli pare, però devono lasciare in pace le persone. Una dichiarazione di questo genere, un altro grosso campione come te, lui si chiama Gigi Riva. Anche lui, quando andava in giro per gli stadi in Italia, sentiva che i cagliaritani e i sardi in genere venivano definiti pastori, anche lui questa cosa rompeva le scatole, ma vabbè, lasciamo perdere, per noi, ripeto, è un orgoglio. Questo praticamente, cioè, dicendo in questa maniera, era perché io ero molto attaccato alla Sardegna, ai tifosi sassaresi, praticamente, è stato un gesto spontaneo, da dire: ma non siamo italiani, non siamo né sardi né, siamo italiani. Parliamo un attimo di quella Torres, quella di quando la Serie C valeva davvero tanto. C'erano anche lì fior fiori di giocatori, qualcuno che te ne ricordi in maniera particolare? Erano i tempi di Antonello Colomban come allenatore. Quei giocatori lì che facevano parte della Torres ce n'era parecchi, perché l'anno c'era Petras, Corucci, Ronchi, Ventura, Isepon, quei giocatori lì, diversi giocatori,
andarono a giocare quattro giocatori tutti in B. Hai conosciuto come giocatore ai tuoi tempi Vanni Sanna? No, io l'ho conosciuto Vanni quando era a Novara, che io ero a Palermo, ma conosciuto come giocatore, no, come persona, poi persona l'ho conosciuto qua. Beh, quando è venuto qua. Come allenatore, sì. Come allenatore l'ho avuto un anno, sì, un anno, l'ultimo anno mi sembra, l'ultimo anno sì, che sono rimasto qua, che avevo iniziato ad allenare il Berretti nazionale, però poi ci fu quella squalifica del campo di 6 giornate e mi rimisero in gioco. E io dissi a Vanni, dissi, guarda, se io devo giocare lascio stare il Berretti, non lo alleno, mi devo cioè vengo a fare l'allenamento con te direttamente lì in prima squadra. Era una squalifica molto lunga, se non sbaglio, un'invasione di campo, 6 giornate, un'invasione di campo con la San Benedettese, con la San Benedettese, esatto. Sì. Campo in pessime condizioni, sì, chiaro che con quel campo lì le entrate dovevano essere valutate diversamente. Ogni entrata scivolata che si faceva l'arbitro fischiava, aveva fischiato un rigore, insomma ne aveva fatte di tutti i colori, che difatti poi quell'anno lì la San Benedettese è salita in B, e io finita la partita, quando mi hanno richiamato a far parte della squadra, mi sono messo a disposizione e ci siamo salvati. Uno come Paolo Morosi, che differenze riscontra nel calcio che ha vissuto lui e nel calcio moderno? Non parlo sotto l'aspetto della tattica, perché le tattiche sono sicuramente cambiate, prima si giocava in modo diverso, forse più a uomo, oggi il calcio è molto più scientifico, ma parlo proprio di attaccamento alla professione e allo sport. Ma oggigiorno l'attaccamento alla maglia ce n'è poco, è più che altro l'attaccamento ai soldi. Perché ora c'è la possibilità di cambiare in qualsiasi momento. Se un anno non ti va bene, c'è un'offerta da un'altra squadra, sai il procuratore e puoi cambiare la società. Prima, quando firmavi, firmava a vita. In pratica ci stai dicendo che le bandiere non esistono più? Per me no. Per me no. Sì, può esistere uno che rimane 7, 8 anni, 10 anni in una società, rimane, ma rimane anche perché c'ha convenienza a rimanerci. Quindi vabbè, io forse degli ultimi giocatori che abbiamo visto di recente, forse l'unica bandiera può essere definita Francesco Totti. Sì, lui sì, perché non è mai voluto andare via, come un altro giocatore che non si è mai voluto muovere dalla Sardegna è stato Riba. Lui proprio era attaccato proprio alla maglia, ai colori rosso-blu. Alla maglia e all'isola. Oggi che cosa è Paolo Morosi? Oggi sono un pensionato. Felicemente pensionato. Sì, diciamo così che sto. Fino a che c'è la salute si sta bene. Quando non c'è quella non è che si stia tanto bene. Ma la tua attività poi commerciale, io mi ricordo di aver comprato da te tante di quelle scarpette Real, ancora ti capita di fare qualcosa oppure proprio hai appeso, in questo caso è proprio... Sì, no, l'ho appesa da tanti anni la scarpa a chiodo. No, l'ho appesa perché la ditta voleva allargarsi, si è allargata e ha avuto anche dei colpi in testa e io ho mollato perché non ne valeva più la pena. Sì, perché i più giovani si ricorderanno, almeno quelli della mia generazione, questo signore era lo spacciatore, diciamo così, di scarpette, le migliori scarpette, chi voleva acquistarle doveva per forza di cose rivolgersi a lui, erano le Real, insomma, ma erano anche altri tempi. Sì. Ora ci sono tante scarpe, poi il giovane ragazzino, il ragazzo, diciamo, che inizia a giocare a calcio pensa che le scarpe lo facciano il giocatore, ma non è le scarpe che fanno il giocatore, ma è la persona che le porta diventa un giocatore. La Torres ha espresso in tanti anni di storia, dal 1903 ad oggi, diversi talenti. Due su tutti, vogliamo nominarli, ad esempio Gianfranco Zola e Antonello Cucuredo, però ha avuto tante possibilità
possibilità per tanti altri ragazzi che però non sono stati sufficientemente valorizzati. Colpa a chi in questo caso? Ma io parlo di Antonello Cucuredo, che quando è venuto a Sassari aveva 17 anni. Ha trovato un allenatore che ha creduto in lui e l'ha fatto giocare, aiutato da noi grandi, e poi giustamente aveva le qualità e l'ha fatto vedere queste qualità e quelle doti che lui aveva. E queste doti che avrebbero potuto avere altri ragazzi? Secondo te ci sono stati tanti altri ragazzi che avevano ugualmente delle doti molto importanti che però poi non hanno sfondato? Sì, nel periodo che io sono rimasto lì a allenare il settore giovanile ne posso citare diversi giocatori che poi sono arrivati in prima squadra e che hanno fatto un po' di fortuna andando fuori a giocare in continente. Ad esempio? Ad esempio c'è Pinna, il portiere, Valtettolo, Palmisano e poi Mario Cogane. Un altro che ha fatto fortuna. Marco Sanna, attuale allenatore della Torres. Marco Sanna, che doveva essere un giocatore della Torres, ma non è stato preso per ovvi motivi, è stato preso dal Tempio e il ragazzo poi ha fatto strada. Ecco, quando diciamo hanno fatto fortuna, non intendiamo a fortuna in termini economici, intendiamo fortuna dal punto di vista dell'esperienza calcistica fatta in palcoscenici diversi da quelle di Sassari. Sì, senz'altro. Sanna, giocando a Tempio, poi è andato a Cagliari e lì ha cominciato a fare esperienza calcistica, poi è andato a Torino e anche lì ha fatto a Genova, insomma. Sono esperienze in positivo, non in negativo, ma in positivo. Cosa manca secondo lei alla Torres per arrivare, che non è mai arrivata in Serie B? Cioè, lei ha mai trovato un motivo per il quale appunto una società come la nostra, molto antica, molto ben radicata nel territorio, non abbia mai avuto la fortuna di calcare almeno un palcoscenico di B? Io penso senz'altro è dovuto alla programmazione, perché non puoi improvvisare un campionato prendendo ogni anno questi 5, 6, 7 giocatori e cambiare continuamente. Devi programmare e poi ti devi avvalere del settore giovanile, che il settore giovanile, se lo sai fare, gestire bene, è una fonte di ninfa per la prima squadra. E la Torres, questa mentalità qua, non, almeno negli anni che ci sono stato io, non ha mai programmato una cosa del genere. Soltanto mi sembra quando c'era Columba, ora mi ricordo l'anno con precisione, comunque c'era una squadra che erano arrivati quarti, c'era un capo cannoniere della C, quell'anno lì fra tutti si era fatto più di 40 gol. La società ha avuto paura, non lo so il perché, ha cominciato a vendere tutti i giocatori, i migliori che sono andati 4-5 sono andati in B e da lì questa esperienza il declino della Torres, fino a quando è arrivato Rubato che l'ha riportato praticamente in auge, che ha fatto lo spareggio, ha perso lo spareggio per salire su in B. Beh, è successo anche un po' più recentemente, l'anno in cui giocammo contro il Napoli, mi pare fosse il campionato 2006. Che c'era Leonardi. Allenatore. No. Che c'era Zola? No, parlo dopo. Parlo del 2006 con la presidenza di Rinaldo Carta e Mele. Sì. Ci fu lo spareggio proprio. Spareggio a Grosseto. Col Grosseto. Perdemmo in casa con il Grosseto per 1-0, con un rigore sbagliato. Gol dell'ex di Gaetano Lonero contro di noi. Allenatore di quel Grosseto era un certo, ti ricordi chi? No. Massimiliano Allegri, che l'anno successivo il Grosseto venne promosso in B e lui passò poi al Cagliari. Mentre invece l'allenatore della Torres era Antonello Cucuredo. Quindi abbiamo sfiorato anche quel palcoscenico un'altra volta, però poi non se n'è più fatto niente, solo sventure. Sì, anche quando hanno fatto lo spareggio che c'era anche Zola,
Zola veniva da una squadra di Nuoro in promozione, sì, prima categoria praticamente, e lì Zola è cresciuto molto quando c'è stato il cambio di allenatori, che è andato via Leonardi, è venuto Liquori, che Liquori con lui ci perdeva molto tempo a farlo calciare punizioni, insomma praticamente gli ha insegnato parecchio. Poi Zola è maturato quando è andato a Napoli. Affiancato a Maradona, vorrei vedere. È quello che mi riferisco a quello che effettivamente ho detto io prima, da giovane, andare in una società dove ci sono dei grossi giocatori, un giovane impara molto. Bene amici, è stata sicuramente interessante questa chiacchierata con Paolo Morosi, primo perché secondo me Sassari lo deve ringraziare per tutto ciò che ha fatto per la squadra, per quello che ha fatto per la Torres, per quello che ha fatto anche per Sassari, quindi noi ti ringraziamo per essere stati con noi, ti rinnoviamo gli auguri per questi 80 anni, anzi con la promessa che magari fra 10 anni per festeggiare i 90 ci ritroviamo qua. Come no? Io me l'auguro, ma magari, non si sa mai. Magari chissà, la Torres magari sarà salita in Serie B e magari, potremmo festeggiare. Magari, sì, vado a festeggiarla. Sarebbe un bel sogno, sì, perché non lui... Non si può mai dire mai veramente, ma io voglio aprire una parentesi veloce, il Latte Dolce sta facendo un bellissimo campionato quest'anno di quarta serie, ma dietro le spalle c'è un sacco di ragazzi, c'è un settore giovanile fiorente, è quello che io ribadisco, la società, qualsiasi società di Sarde deve avere il settore giovanile, e nell'Interland di Sassari ci sono tanti ragazzi veramente interessanti. Anziché quindi andarli a comprare da fuori, non facciamo come si sta facendo col latte dei pastori, utilizziamo la roba che abbiamo noi. Esatto, giusto, ho detto proprio bene. Bene, ringraziamo Paolo Morosi, grazie per essere stato con noi, ancora buon compleanno, con l'augurio di rivederci presto. Grazie a tutti. Buon proseguimento di trasmissione, restate con noi. La società Sport Full Time informa che sono aperte le iscrizioni per la stagione 2018-2019. Per i nati nel 2010, 2011 e 2012, due lezioni prova gratuite. Per info e iscrizioni, contattare le piscine Lufangazzu al numero di telefono 328 43 32 016 oppure all'indirizzo email sportfulltime@gmail.com oppure contattare le piscine Latte Dolce al numero di telefono 342 56 49 121. Allegra Goro conduce Alfredo Nieddu. Giovedì 21 febbraio nella nostra emittente dalle ore 20:30 sarà ospite della serata il poeta professor Mario Nurkis. Pillole di benessere conduce Maria Paola Cabizza. Tutti i giorni alle ore 16, alle 18:30 e alle 23. Il mercoledì e il venerdì in prima serata alle 20:45. TG Informazione ed Approfondimento, orari di messa in onda dalle 13 alle 15:30, dalle 19 alle 20:45, ultima edizione dalle 23:30. È in onda 24 ore su 24 sul canale 115 del digitale terrestre Libera TV.